Gli africani e noi, gli africani e noi, cari amici, vedete, io sono qua sul mio meraviglioso smartphone della mela della Apple e sfogliando, 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 arrivo qua da Davide e Capuzzi. Qua c'è una mogliettina che parla forse col marito e dice: ho bisogno di tempo per pensare a me stessa. E poi no, no, cioè, dice, e lei dice: prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Si legge? Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Non so se lo dice lei o lo dice lui. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. E poi, ah no, ecco qua, ho bisogno di una pausa di riflessione, guardate. Poi, ho bisogno di tempo per pensare a me stessa. E gli africani e noi. E beh, questo qua sta guarda, sul mio smartphone, Davide Capuzzi. Davide Capuzzi, vedete? Sta sul mio smartphone. Ho bisogno di tempo per pensare a me stessa, vedete? Di che tempo ha bisogno per pensare a se stessa? Dice che aveva bisogno di una pausa di riflessione, capito? Ecco, gli africani e noi. Questo è l'immaginario collettivo, immaginario collettivo patriarcale. Nell'immaginario collettivo patriarcale, la nostra donna bianca, ariana, indoeuropea, la nostra donna di razza pura, nel nostro immaginario collettivo patriarcale, e avrebbe bisogno dell'uomo nero, perché l'uomo nero ce l'ha enorme, l'uomo nero ce l'ha molto più grosso del nostro. E noi uomini bianchi, ariani, indoeuropei, di razza pura, pensiamo che la donna lo voglia grosso, 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 voglia essere tutta, come si, scusate il termine, voglia essere tutta infilzata da una cosa enorme, 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 vedete? Vedete lei, vedete, 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 ho bisogno di tempo per pensare a me stessa. Invece no, c'è Serafino Massoni che ve le spiega le cose. C'è Serafino Massoni che ve le spiega tutte le cose, capito, cari amici? Non è vero. L'unica cosa grossa di cui ha bisogno la donna è portafoglio. Un portafoglio bello gonfio, bello gonfio. La donna non ha bisogno di un coso grosso. Non ha bisogno di un coso grosso la donna, perché la donna gode in superficie. Gode in superficie la donna. La donna c'ha la clitoride. C'ha la clitoride, capito? È per questo che viene tagliata la clitoride. Si chiama mutilazione genitale irreversibile. Veniva tagliata, ma viene ancora tagliata nelle zone tribali, la clitoride. Si fa la clitoridectomia, perché avevano capito, i maschi avevano capito col patriarcato che la donna è lì che gode, capito? Quindi la donna, iraniana di razza pura, non è vero che ha bisogno di un coso enorme. Sì, un coso enorme sì, ma che sia il portafoglio, capito? Il portafoglio è il coso enorme. Però insistono, insistono, insistono. Quelli di razza pura insistono tanto, insistono tanto. Adesso non lo trovo più, non lo trovo. Accidenti, che non lo trovo. E comunque ve l'ho fatto vedere, già, capito? Davide Capizzi si chiama. Bravo Davide, ma dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato, Davide? Non lo trovo più, non lo trovo. Già ve l'ho fatto vedere, capito? Beh, ci siamo capiti, cari amici, ci siamo capiti. Gli africani e noi, l'immaginario collettivo patriarcale, di cui si parla in questa pregiata opera, La stirpe del serpente, e di cui vi parlo da oltre 10 anni in circa 10.000 video. Beh, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.